Ciao a tutti i softeristi e soft gunner e bentornati su Heirs of Caesar. Oggi facciamo un'altra bellissima video recensione di un altro plate carrier sempre gentilmente offerto da Army Softire di Omar Sarcoli. Oggi facciamo la recensione di questo. Questo è un plate carrier della marca della ditta Direct Action Gear, ditta polacca che lavora anche per operatori veri e ha diversi appalti con l'esercito polacco, quindi qualità ovviamente veramente ottima, estrema qualità. E il tattico in questione si chiama Spitfire. La colorazione che vedete è l'Adaptive Green, è un colore che diciamo fa solo la Direct Action Gear. E dopo vedremo la bellezza e qualche piccolo handicap di questa colorazione. E adesso cambiamo leggermente l'inquadratura e facciamo una bella panoramica completa del tattico e così ve ne parlo meglio. Eccoci tornati con un bel primo piano. Adesso possiamo vedere tutta la parte frontale di questo bellissimo plate carrier Spitfire della Direct Action. Ovviamente salta all'occhio subito il design molto moderno che ha completamente pieno di laser cut e che hanno la veramente ottima qualità di essere molto low profile, quindi come vedete è un tattico molto molto aderente. Ora qui dentro non c'è nessun tipo di sappi plate, neanche replica, quindi è veramente come vi arriva a casa, vi arriverà imbustato, però fondamentalmente così, senza sappi e senza niente. Adesso ve ne parlo. Allora, l'Adaptive Green, come avevamo detto, è il colore che mi è arrivato da Omar, che è veramente bello. E come potete vedere non è coyote, non è tan, non è khaki, non è propriamente green ed è veramente molto molto bello secondo me, assomiglia un po' a un color fango, è un colore che secondo me nelle nostre zone potrebbe essere anche impiegato perché è veramente molto molto bello, secondo me è molto utile. Come vi dicevo, ha qualche piccolo handicap e che vuol dire? Vuol dire che questa colorazione qua purtroppo viene fatta quasi esclusivamente soltanto dalla Direct Action. Quindi se volete kittare il vostro plate e non lo volete tenere così e se lo volete kittare facendo qualcosa di omogeneo, ovviamente dovreste prendere placche e pouch della Direct Action che ovviamente sono abbastanza care. Quindi è un po' l'handicap di questo colore. Il tattico in questione lo fanno in veramente molti mimetismi. Cry Precision Original Multicam, per esempio, lo fanno nelle colorazioni Pencot. Ci sono tante squadre in Italia che usano le colorazioni Pencot, sia Badland che Green Zone, e questo potrebbe essere un tattico che sicuramente fa per loro perché lo fanno sia in colorazione Badland che Green Zone. Come abbiamo detto, il Multicam, ovviamente il Black. Quindi il nero, e poi fanno anche due versioni di grigio: l'Urban Grey, che è abbastanza classico, e uno Shadow Grey, che è una cosa un pochino più diversa, che comunque è veramente un bellissimo colore. Poi per il resto mi sembra non facciano per adesso altre colorazioni. La cosa interessante è che quando lo prendiamo in mimetismo, tutte le parti sono mimetiche, quindi anche questi piccoli webbing bungee di ritenuta sono mimetici, i velcri sono mimetici e quindi è tutto molto omogeneo. Il disegno del plate, come potete vedere, ricorda moltissimo il JPC della Cry Precision, ovviamente non ve lo sto neanche a nominare, si vede da sé. La differenza è che qui non ci sono diciamo gli spallacci in gomma, ma è webbing di cordura e quindi è leggermente più comodo e si adatta un po' meglio alla figura della persona. Salta l'occhio, come potete vedere, anche una zip nella parte alta frontale che praticamente vi dà accesso a una sorta di admin pouch interna, come potete vedere, dove possiamo mettere piccoli oggetti, documenti, penne e quant'altro, come per esempio si ritrovano sui tattici della LBX. Qui troviamo una piccola patta di velcro per attaccare bandiere identificativi, quello che vogliamo. Come ho detto, ci sono i due
Fastex Femmina per i sistemi Velocity System, come potrebbe essere, che ne so, Mayflower, le Strategic, Spiritus, ma anche placche della direttamente HSGI o della LBT, LBX, che si possono integrare con il tattico. Voi direte, ma la placca c'è già? Sì, questa è una placca standard che vi viene data col tattico e ci sono varie possibilità. La potete, come vedere, kittare con tutte le pouch che avete. Tramite ovviamente i passanti molle a laser cut, oppure può essere tolta perché qui, come vedete, questa ha dei passanti interni che la fanno agganciare mediante del velcro all'interno della tasca dove mettiamo le piastre sapi. Dopo ve la faccio vedere anche meglio. Comunque qui abbiamo due comunque anche due diciamo anellini in gomma che ci facilita per esempio l'apertura con i guanti o magari in situazioni di emergenza, è veramente molto utile. Se noi la apriamo, scopriamo un classico sistema di ritenuta a velcro, come potete vedere, in cui arrivano i camerbrunde centrali, molto molto bello. Con anche qui il loro anello in gomma per essere facilitati all'apertura e anche il velcro sottostante è completamente laser cut con passanti molle se uno vuole. Quindi praticamente questa patta è asportabile e ci possono essere messe altre patte di altre ditte come quelle che ho già citato. Inoltre la cosa bella è che per esempio per chi magari è più corpulento che la deve diciamo attaccare in questo modo anche la striscia di velcro ha degli attacchi a dei passanti molle, così che qui può essere messa per esempio una tasca e non si veda la fascia di velcro che sporge, per esempio una portaradio o quello che vogliamo. Il tattico è abbastanza minimal, cioè vi viene fornito diciamo in una maniera abbastanza minimale perché la Direct Action direttamente fa veramente molti molti accessori per questo tattico, sia dei pad interni per migliorarne il comfort che per esempio degli shoulder pad imbottiti da poter addizionare. Qui sotto, come vedete, c'è del velcro femmina, quindi potete addizionare degli shoulder pad che la Direct Action offre e la regolazione degli spallacci, come potete vedere, è abbastanza semplice. Qui abbiamo due elastici per far passare magari i cavi. Qui abbiamo due velcretti come si trovano sempre per far passare o altri cavi o i tubi dell'idratazione. Il camerbund centrale, come vedete, anch'esso è laser cut e non skeleton. Ok. E adesso vi faccio vedere la parte, diciamo, posteriore che è molto interessante. Ecco qua, questa è la nostra parte posteriore. Come vedete, abbiamo per esempio una maniglia del trasporto ferito, secondo me molto intelligente perché non ha il velcro, non ha niente, non dà fastidio. È molto profilata perché è cucita, integrata negli attacchi degli spallacci, quindi è una cosa in più, ha questa piccola, diciamo, curvatura e si attacca benissimo, ma non dà fastidio, si schiaccia con lo zaino e non dà nessun, assolutamente nessun fastidio. E quindi veramente utile. Nella parte posteriore vediamo che è tutto completamente pieno di sistema molle laser cut con una grande patta in velcro nella parte alta dove possiamo attaccare patch o tutto quello che vogliamo e inoltre è predisposto per gli zip dei back panel più moderni. Come vedete in questa zona, ve lo faccio vedere, si scopre e ci sono delle zip maschio e femmina, vedete? Perché? Perché è già, diciamo, predisposto per poter montare quei back panel di ultima generazione come quelli della Cry Precision per i CPC e JPC 2.0. Quindi se noi lo abbiamo, lo possiamo tranquillamente addizionare a questo plate togliendolo magari da un CPC, un NCPC o un JPC 2.0. Possiamo metterlo tranquillamente su questo. Quindi possiamo addizionare i vari back panel dei più svariati. Inoltre, se avete già visto qualche video dell'IWA 2019 di quest'anno, saprete che sta uscendo tutta una linea di Direct Action della Direct Action Gear
di back panel da poter addizionare anche proprio a zaino. Credo one day, quindi circa 25 litri di zaino, fino a 20-25 litri di zaino sono addizionabili direttamente sul plate carrier, quindi per alcune cose veramente molto molto comodo. E la Direct Action sicuramente nel corso dell'anno butterà fuori veramente tante tante novità. Questo è ancora, diciamo, il vecchio modello, quello che c'era praticamente fino al 2019, a quello presentato all'IWA, che ancora però non è in commercio. Se volete, vi spiego anche la regolazione degli spallacci, che è veramente semplice rispetto ad altri tattici. Non ci sono sovraspallacci, sovrashoulder, non c'è niente. Il tattico semplicemente, mediante questa linguetta di gomma si apre, come vedete, e dietro c'è un passante in plastica dove noi possiamo far scorrere lo spallaccio e poi riagganciarlo per poter far salire o scendere il nostro plate carrier. Quindi veramente tanta tanta roba per quanto riguarda l'handling e la comodità. Come dicevo, ce ne sono, ci sono la Direct Action fa direttamente varie placche per questo, addirittura fa una placca per solo porta bossoli di calibro 12, per dire. O comunque caricatori M4AK, caricatori submachine gun, veramente c'è tanta tanta roba che la Direct Action fa per migliorare questo tattico. Come ho detto, ha veramente pochi svantaggi, uno soltanto è questa colorazione che io reputo veramente molto bella, molto molto bella. Ora ve la faccio vedere un pochino più da vicino così me lo potete dire anche voi. È veramente molto molto bella come colorazione, a me piace tanto. Ha le handicap che la fa soltanto la Direct Action, e quindi voi dovrete comprare placche, pouch, quello che vi pare, solo Direct Action Gear. Se invece scegliete il Cry Multicam, ovviamente è standard come il Pencott, come l'Urban Grey, eccetera, eccetera, e quindi potete addizionare tutto quello che volete. Però la Direct Action fornisce già un vastissimo catalogo di accessori per questo tattico. Un altro, secondo me, punto a sfavore è, diciamo, il prezzo. Perché? Perché questo tattico costa all'incirca un centinaio di euro meno di un JPC Cry. Quindi siamo sui 249 euro, può oscillare da un minimo di 225-230 fino, penso, a 260-270 euro. Così, base, vuoto, senza niente. Quindi diciamo che, per esempio, rispetto alla recensione che avevo fatto del Warrior Assault System, è una fascia di prezzo più alta, però vi assicuro che la qualità percepita è leggermente più alta. Si vede che c'è uno studio dei materiali, delle cuciture, c'è più studio dietro, c'è più innovazione e la ricerca per fare un tattico, diciamo, più moderno. Ecco, questo, diciamo, è quello che traspare a prima vista dal tattico. Ora ve lo tolgo praticamente dal manichino e vi faccio vedere. Ah, un'altra cosa prima di toglierlo è la regolazione dei kammerbund laterali. Si fa diciamo, direttamente dalla parte posteriore del vest, e praticamente cos'è? È ovviamente ricoperto di velcro. Lo apriamo in questo modo e qui troviamo sotto quest'altra patta, ecco qua, la regolazione del kammerbund, che come potete vedere è una vasta regolazione, e poi oltretutto qua è elasticizzato. Un'altra cosa di positivo è che ci sono le taglie, quindi si può veramente adattare un po' a tutte le corporature. Inoltre, quella che vedete qui sotto è proprio la tasca di accesso anche per la piastra SAPI. Quindi per le piastre antiproiettili o per le piastre, diciamo, replica, che si possono mettere per un po' dare più forma, più compattezza al plate. Bene, nella parte anteriore è veramente la stessa cosa, soltanto che qua praticamente l'apertura della piastra è dal sotto. Ora stacco, diciamo, il vest dal nostro manichino Bob. E vi faccio vedere che praticamente, ecco, qua troverete ovviamente la
etichetta della Direct Action e la taglia, come potete vedere è una taglia M come avevo detto. Queste strisce di velcro che vedete sono quello che avevo detto che sono gli accessori che si possono comprare a parte per questo vest, e quindi sono delle imbottiture aggiuntive che si possono avere per renderlo più comodo quando magari portiamo vere piastre antiproiettile per, diciamo, gli operatori veri del settore. E inoltre c'è anche un kit per potergli creare uno sgancio rapido per aprire il plate in situazioni di emergenza, e questo magari sarà più utile per operatori reali, non tanto per noi soft gunner. E come vedete, questa zona è quella adibita al porto della piastra Sapi. Qui si apre mediante velcro, anche qua si tira su e si infila dentro la nostra piastra. Bene. Praticamente ho finito, ragazzi. Il plate è veramente molto minimale, non c'è tanto da parlare. Se lo volete comprare, ovviamente chiedetelo a Army Soft Tire di Omar Zarcoli. Se non lo avesse ancora messo a magazzino, ragazzi, mandategli pure una mail che risponde e lo potete ordinare da lui, e vedrete che vi arriverà nel giro di 3-4 giorni, insomma. Veramente poco poco poco. Omar sta prendendo tutta la linea Direct Action, quindi troverete nel sito, per esempio, anche i Chestrig, che sono molto molto belli, e che ce ne sono alcuni anche da poter addizionare qua. Bene, la recensione termina qui per questo bellissimo tattico Spitfire della Direct Action. Io vi invito ovviamente a mettere un bel like, un pollicione su se la recensione vi è piaciuta. Iscrivetevi al canale perché mi aiuta veramente veramente tanto. E commentate, condividete, fate conoscere il mio canale e vedete, fate vedere ai vostri amici che cose fantastiche che si trattano sul canale di Heirs of Caesar, proprio come questo. Io vi do appuntamento a un prossimo video e vi raccomando di seguirmi su tutti i miei social. Ciao ciao, ciao Soft Gunner!